Ciao Bettes.it, Dylan è un addetto alla torre di controllo dell'aeroporto di New York. E quando ti stai cominciando ad appassionare al lavoro e alla comunità di questi pazzi che si passano anche delle stecche con delle cose scritte, insomma, quando mi stavo cominciando anche a entusiasmare per il lavoro dentro questa torre di controllo, questa gente un po' borderline, il capo vecchio che ogni tanto passa e dice: "Allora, tutto a posto!" Questi aerei che partono, che vanno, e questi qua molto fighi che si lanciano come se fosse un bancone di un bar, più che le birre, si lanciano queste stecchette con sopra tutti negli appunti tutti i voli che si devono incrociare. Oh, allora Dylan è molto fico, è uno dei più bravi ovviamente lì in mezzo, è una comunità, poi vanno a bere questi qua della torre di controllo e si raccontano con chi stai, con chi non stai, ti sei lasciato. E lui è Dylan, è uno così, fino a che un giorno non succede quello che ovviamente come spettatore tu pensi che possa succedere, essendo questi aerei a New York molto vicini uno all'altro, no? E tu vedi questi geni della torre di controllo che li fanno atterrare, atterrare. A un certo punto, uno che sta atterrando e uno che sta decollando rischiano di beccarsi. Solo che Dylan fa la magia, però ci cade in depressione. Perché? Perché i colleghi gli dicono: "Hai salvato 900 vite", e lui dice: "No, potevo uccidere 900 persone". Dylan è uno così, eh? Voi vedete il bicchiere mezzo pieno, Dylan lo vede sempre mezzo vuoto, è molto autocritico. Allora, a New York, Dylan a un certo punto comincia a scoprire che dopo che è successo questo fattaccio, per lui è un fattaccio, ripeto, per gli altri lui è un eroe, ma ci è caduto in depressione, Dylan, non c'è nemmeno nessuno che come Sullenberger sta indagando su di lui, no? Molto sospettoso come nell'ultimo capolavoro Sully di Clint Eastwood. No, gli dicono: "Guarda, ci sarà un'indagine, adesso tu prendi 2 settimane". Oh, gli americani lavorano sempre, se gli date 2 settimane di ferie è proprio quello il momento in cui ci vanno in esaurimento nervoso, perché è la prima volta che pensano al senso della vita, è la prima volta che pensano ma starò facendo la cosa giusta, perché non pensano mai gli americani fino a quel momento. Allora a un certo punto Dylan, pensando e ripensando, di cosa si convince, signori miei? Che tutto si ripete, che la vita è un pattern. A un certo punto lo diranno infatti a una donna che ha cominciato a frequentarlo, gli dicono: "Guarda, Dylan è pazzo perché pensa che tutto sia riconducibile a uno schema, ok? Chiamatele come volete, chiamatele equazioni". Infatti anche questo film 2 e 22, Il destino è già scritto, è uno di questi film che vanno di moda negli ultimi anni, che amo molto, sui matematici, e cioè, ma anche Social Network ce l'ha questa inquadratura. Noi vedremo Dylan scrivere delle cose per noi incomprensibili su un vetro trasparente con la macchina da presa che sta dall'altra parte del vetro, come accadeva anche con Andrew Garfield, fichissimo, ve lo ricordate, all'inizio di Social Network. Quindi Dylan è un ennesimo genio dei numeri di cui noi non capiamo niente, ok? Anche come il protagonista di Pi greco di Aronofsky, non capiamo nulla. Si chiude dentro la cameretta sua a New York e comincia a scrivere, 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 e comincia a pensare che tutte le giornate sono sempre uguali, c'è sempre qualcosa che accade. A che ora? Alle 2:22. È per questo che questo film si intitola 2:22. Ma cosa succede alle 2:22? Alle 2:22 per Dylan succede tutto, o forse la fine di tutto. Incontrerà una donna, Teresa Palmer. Teresa Palmer, ah, chi è Dylan? Dylan è, scusate la pronuncia, ma la pronuncia è controversa, Michiel Huysman, ok? È il nostro mitico Dario Naris, l'ultimo, non Ed Skrein, Ed Skrein è stato il primo, che figo che era, il reparolo inglese che poi è andato a fare transporter, il terzo transporter. Non è Ed Skrein, è quello che ha sostituito Ed Skrein, e Dario Naris è Michiel Huysman, che io ho visto in un bellissimo film a cui questo si rifà chiaramente, cioè un altro strano film col destino e i paradossi temporali ambientato in una grande metropoli. Quella era San Francisco, però era la West Coast in Adalind. Che bello quel film, quanto mi piace, con Blake Lively, che è come Marisa Berenson, è malinconica, è bellissima, malinconica, è di un altro tempo, infatti era immortale Blake Lively in quel film. Michiel Huysman in questo film è Dylan, è questo scocciato pazzo che dopo questo fattaccio accadutogli nella torre di controllo
vive convinto che la vita sia un pattern ed entrerà in una strana storia, uno strano noir, un gioco a tre, conoscerà lei, lei è Teresa Palmer, mai vista così brutta Teresa al cinema, che ti è successo, non doveva passarsela bene in quel momento della vita, e c'è, lui si innamora, Michiel Oisman, nei panni strani di questo Dylan che è pazzo, si innamora di Teresa Palmer, la quale però è insidiata anche da chi? Da un artista, diffidare degli artisti, un artista pazzo che fa delle strane opere che sono sostanzialmente Tron. E uno dice, ah, però Tron è diventato, no, non Tron in spade, Tron, proprio il film, e uno dice, però quelle linee digitali di Tron, quella realtà virtuale di Tron è diventata un'installazione artistica nell'universo del 2017 di 2022. Sì, perché questo artista un po' scemo, come si chiama? Jonas, antipatico fin dalla prima inquadratura, fa queste strane installazioni ed entrerà in uno strano rapporto, stranissimo rapporto con Dylan. Dylan è sempre più nel suo incubo, voi direte, ma è Bruce Willis? È il Bruce Willis dell'esercito delle 12 scimmie? Attraverso un paradosso temporale è in grado di prevedere il futuro? Ragazzi, lasciatevi andare, se vi piacciono questi film con il paradosso temporale 2.22, il destino è già scritto, il film che fa per voi. Se avete paura invece di un film senza molto senso e che a un certo punto diventa anche così assurdo da coinvolgere Dylan in una storia di un menage a trois del passato, e Dylan potrebbe essere la reincarnazione, insomma non si capisce niente, se vi irritano i film un po' troppo assurdi non andate a vedere 2.22, perché potreste aver voglia di attaccare lo schermo e penetrarlo con le unghie delle vostre mani, o anche solo di sparargli qualora foste in possesso di una pistola al cinema. Ok? Se invece amate molto questi tipi di film, lasciatevi andare a qualsiasi tipo di incongruenza drammaturgica, perché il film è veramente abbastanza tosto e rischiate di farvi male alla testa qualora, soprattutto nella seconda parte, doveste chiedervi scusa, ma che senso ha tutto ciò? Se vi piace Michiel Oisman, ok? Che era funzionale nel bellissimo Adalyn, dove Blake Lively era veramente eterna. Se vi piace molto Michiel Oisman, non potete perdere, attore olandese, il Darion Harris, l'ultimo Darion Harris di Trono di Spade, non potete perdere 2.22. Se impazzite per Teresa Palmer, invece in questo film non è figa come Lights Out e non è figa assolutamente come nella battaglia di Oxo Ridge. Ok? 2.22, il destino è già scritto, il regista non l'ho detto chi è, chissà come mai, il regista è Paul Curry, scritto Currie, Paul, cioè non si capisce niente di questo film, proprio niente. 2.22, il destino è già scritto, roba piuttosto allucinogena. Ciao, Bethesda!